stasera a Castelbuono Piazza Margherita un incontro importante con alcuni deputati del 5 Stelle, esattamente con Riccardo Nutri, portavoce della Camera dei Deputati, con Claudia Mannino, portavoce anch'essa della Camera dei Deputati, Giulia De Vita, portavoce della Camera dei Deputati, e invece Claudia La Rocca, portavoce dell'Assemblea regionale siciliana. Poi avremo anche l'onorevole Loredana Lupo della Camera dei Deputati e poi il candidato ufficiale del 5 Stelle che è Antonio Zanotto. Li avremo tutti qui presenti questa sera, cercheremo di capire dai loro interventi cosa proporranno agli elettori per un futuro programma propositivo nei confronti dell'Europa, ma anche nei confronti della nostra nazione italiana e perché no della regione siciliana, dove in questo momento ci sono grosse difficoltà per portare avanti la macchina burocratica della regione. Cercheremo con qualche domanda di capire meglio chi sono i 5 Stelle, cosa propongono, quali sono le tematiche che affronteranno questa sera ed in futuro, quindi l'appuntamento è per le 20 qui a Piazza Margherita a Castelbuono e naturalmente dopo una brevissima pausa pubblicitaria riprenderemo in diretta rigorosamente a streaming. A più tardi. Ok. Buonasera a tutti. Sono Claudia La Rocca, portavoce all'ARS, all'Assemblea regionale siciliana. Innanzitutto mi scuso per il ritardo, gli altri miei colleghi stanno arrivando, stanno posteggiando. Purtroppo noi in realtà andiamo sempre in giro per la Sicilia, non solo in campagna elettorale, questo ci tengo a precisarlo, perché andiamo dovunque, anche in province che non sono le nostre, territori come Siracusa e Ragusa, perché è importante raccontare in giro per le piazze, fra i cittadini, che cosa accade davanti alle istituzioni, semplicemente per fare informazione. E quindi comunque mi scuso per il ritardo, ma venivo da Roccamena e c'erano 2 ore di strada. E poi volevo fare una piccola precisazione. Io non sono candidata alle europee, perché noi portavoce, sia la regione come gli eletti nei comuni, piuttosto che gli eletti a livello nazionale, rimangono a fare il loro mandato, non tradiscono il mandato che gli hanno dato gli elettori. Se io sono stata eletta dai cittadini al Parlamento regionale, è là che rimango. Quindi i candidati sono altri, giusto per fare una precisazione. Allora, detto questo, fuochi d'artificio permettendovi, volevo raccontare qualcosa. In particolare, io volevo mettermi più vicino a voi, in realtà, perché è bello stare più vicini, no? Quindi se volete e non piove potete anche avvicinarvi. Ok, allora io faccio parte della commissione... Mi sentite bene? Ok. Faccio parte della commissione bilancio e programmazione. E proprio per questo inizierò col dare un po' i numeri. Per l'esattezza partiamo da un presupposto, dal presupposto che la regione siciliana ha un debito abbastanza grosso, un debito che supera i 5 miliardi di euro, circa 5 miliardi e 3. Bene, sappiate che dopo la scorsa settimana, dopo la legge che ha approvato il Parlamento siciliano la scorsa settimana, i cittadini siciliani avranno un altro bel mutuo di 1 miliardo da pagare. Perché? Perché questi sono i soldi che servono per pagare i debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese. E questo debito lo pagheranno le imprese, proprio le imprese con l'addizionale IRAP e i cittadini con l'addizionale IRPEF, in piccole e comode rate di ben 30 anni. Questo significa che anche i nostri nipoti si ritroveranno a pagare questo mutuo. Ma ora, perché noi abbiamo sollevato perplessità nei confronti di questa legge? Non perché i debiti non si devono pagare, perché i debiti si devono pagare, ma perché dovete sapere che il governo non ha neanche provato a rinegoziare i debiti nei confronti delle aziende, in particolare nelle aziende grosse, perché la maggior parte di questi soldi andranno a grosse case farmaceutiche. Bene, il governo non ci ha provato. Poi, altro problema e altra mancanza da parte del governo Crocetta è non aver inserito all'interno di questa legge delle misure che appunto servissero per
evitare ulteriori futuri debiti o comunque sia ridurre gli sprechi, perché ok, abbiamo messo questa pezza di 1 miliardo, ma se non si portano avanti delle misure per ridurre gli sprechi, fra un altro anno, altri 2 anni ci ritroveremo ovviamente altri debiti, altri mutui da chiedere. Noi degli emendamenti li abbiamo presentati in questo senso, ma non sono stati accettati, neanche, non li hanno neanche messi in votazione. Per questo noi li ripresenteremo per la finanziaria bis che verrà discussa dalla prossima settimana. Ma il punto principale che ci ha un po' lasciato basiti è il fatto che, non so se molti di voi sanno, che la Sicilia ha un problema molto grosso di erosione delle entrate, che sarebbero delle mancate entrate per circa 3 miliardi di euro. Che significa? Che lo Stato ci dovrebbe dare 3 miliardi di euro. Faccio un esempio: se un pensionato paga le tasse dalle sue pensioni, l'IRPEF, ben quasi il 40% dell'IRPEF che dovrebbe rimanere in Sicilia, in realtà lo trattiene lo Stato. Bene, questa cosa calcolata vale 3 miliardi. Bene, questo problema si dovrebbe discutere a Roma e dura da anni, non è un problema recente, soltanto che nessuno ha mai avuto il reale interesse di risolverlo, e dovrebbe essere discusso dalla commissione paritetica Stato-Regione, commissione paritetica che, sappiatelo, da quando Renzi è al governo ancora non è stata nominata. Quindi che cosa significa? Che noi, che c'è stata la fretta di indebitarci di un altro miliardo, mentre questi 3 miliardi ancora non li è andati a reclamare nessuno, e dico nessuno. Ora noi, la scorsa settimana, quando è stata approvata questa legge vergognosa, legge che hanno ovviamente approvato i soliti partiti, PD, UDC, la finta opposizione della destra, noi abbiamo, sapendo di essere la minoranza, abbiamo votato contro, ma non abbiamo potuto fare nulla di più. Abbiamo presentato un ordine del giorno che impegnava il governo a velocizzare la discussione di questi 3 miliardi di euro a Roma. Quello che vi ho fatto adesso è uno dei tanti esempi che vi potrei fare di soldi che vengono utilizzati male, di risorse che vengono utilizzate male. E vi faccio un altro esempio che riguarda il microcredito per le microimprese. Lo scorso anno, nella finanziaria 2013, noi con un nostro emendamento è stata approvata una legge, un fondo per aiutare le piccole e medie imprese. Bene, in questo fondo dovevano andare 1,5 milioni di euro promesso dal governo Crocetta, e doveva andare il 1 milione di euro che noi 14 deputati abbiamo raccolto restituendo più della metà del nostro stipendio. Questa è la legge che è stata approvata. Bene, sappiate, e questi sono i fatti tra l'altro, sappiate che questa legge a distanza di un anno non è stata applicata. E perché non è stata applicata? Non è stata applicata perché manca il regolamento attuativo da parte del governo, che era competenza del governo, lo dovevano approvare e non l'hanno fatto, e ancora l'iter sta andando avanti. Allora noi ci siamo stancati di questa situazione, perché dopo un anno che è stata approvata la legge ci sentiamo presi in giro, perché anche mancanza di risposta non solo nei nostri confronti che restituiamo lo stipendio mensilmente, ma anche dei cittadini che aspettavano questo fondo per le microimprese. Quindi vi do già una bella notizia, perché noi abbiamo deciso di muoverci privatamente dopo aver contattato vari enti, abbiamo scelto Banca Etica, e in questi giorni stiamo portando avanti le ultime cose di tipo burocratico, e vi dico subito che entro il mese di maggio partirà finalmente questo fondo del microcredito, e anzi vi invito a seguirci sul sito www.sicilia5stelle.it, dove potrete trovare tutte le informazioni utili. Bene, ora io potrei stare qua e parlarvi anche di altri numeri e di altre leggi non applicate per le cooperative socioassistenziali dell'agricoltura e della pesca, e di altri 5 milioni di euro che non si sa dove sono finiti e che servivano per questo, di leggi che non sono state applicate sempre perché mancano i regolamenti attuativi, perché purtroppo molte volte le leggi si fanno semplicemente per fare gli spot, per fare il comunicato stampa e stop. Le leggi non servono per fare spot, le leggi si fanno per essere applicate, ed è quello che noi dobbiamo portare avanti.
Io potrei continuare ancora a dirvi altri numeri, ma voglio andare alla base, al problema che sta alla base di tutto questo, che è il sistema. Il sistema che non va, questo sistema non funziona, le persone che sono in politica sono da anni sempre le stesse, i partiti sono sempre gli stessi, cambiano le maschere ma sono sempre gli stessi, e la realtà è che questo sistema si deve rigenerare, questa gente se ne deve andare tutta a casa, è l'unica soluzione. Ora, si avvicinano le elezioni europee. Anche andare in Europa è importante, perché la politica economica che si porta avanti in Europa è fondamentale, perché le ripercussioni le viviamo qui. Quando sentite in televisione queste parole strane come fiscal compact, che non sarebbe altro che un patto finanziario fra gli stati, sappiate che contiene tutte quelle cose come il pareggio di bilancio, il patto di stabilità, di cui le ripercussioni negative le viviamo qua, perché quando vengono in commissione bilancio i sindaci che non sanno come chiudere i bilanci, o i commissari dell'ex provincia che non sanno come pagare il trasporto ai disabili o dare i soldi alle scuole, bene, questa cosa avviene perché noi abbiamo meno trasferimenti per diverse centinaia di milioni di euro da parte dello Stato, e ci sono delle somme accantonate che non possono essere toccate per via del patto di stabilità. Bene, ora siamo tutti d'accordo che si devono tagliare gli sprechi, ma tagliare gli sprechi non significa tagliare sul futuro dei cittadini, tagliando i servizi ai cittadini, né togliendo la possibilità di fare investimenti sul territorio. Quindi questo trattato europeo va sicuramente rivisto e ridiscusso. Per questo è importante andare in Europa, per questo è importante non mandare in Europa come sempre o i trombati della politica o persone che comunque sia rappresentano dei partiti in Italia che votano leggi vergognose, e questo è un dato di fatto. Parleranno poi i miei colleghi al nazionale delle leggi vergognose che approvano, le sanno meglio di me. Ma adesso io voglio concludere lasciando semplicemente un messaggio positivo, ovvero che la cosa più importante che ho imparato da quando sono all'interno delle istituzioni è che non esistono i cittadini buoni e i politici cattivi. La politica è l'esatto specchio della società. E questo che cosa significa? Questo significa che noi abbiamo una grande responsabilità, significa che ognuno di noi, con le scelte nella propria vita quotidiana, ha la possibilità reale di cambiare le cose. Significa che noi ci dobbiamo svegliare, che la dobbiamo smettere di accettare quello che accade in Sicilia. La Sicilia ha il segretario generale, la dottoressa Monterosso, che è stata condannata dalla Corte dei Conti a pagare 1.300.000 euro, e secondo voi il signor Crocetta l'ha rimossa dal suo incarico? Ve lo dico io, anzi no, già lo sapete voi, mi avete risposto voi. No, non l'ha rimossa. Bene, tutto questo è anormale. Noi le cose anormali non le dobbiamo accettare, le dobbiamo cambiare, e lo possiamo fare noi grazie al cambiamento culturale, grazie all'informazione, perché un cittadino informato è un cittadino consapevole che non si fa fregare. Quindi non ho altro da dire, vinciamo noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ci scusiamo sempre per il ritardo. E poco fa la mia collega Claudia vi ha dato una serie di numeri, perché lei parla sempre di soldi, ha questo brutto vizio, ma tanto noi abbiamo risolto tutto. Ora Renzi ci dà gli 80 euro in busta paga, siete tutti più sereni? Tranquilli? Mi dispiace, non sono 80. Vi devo dare questa triste notizia, perché se avete il coniuge a carico dovete detrarne 65, quindi andiamo scalando. Poi, tra l'altro, vanno dai 55 agli 80, quindi 65 meno 55? Gliene dovete soldi in realtà, Renzi, tra un po' scoprirete, perché le coperture, questa brutta parola che molto spesso adoperiamo, da dove prende i soldi quest'uomo? Bene, io stamattina mi sono svegliata con un bellissimo articolo. Io sono Loredana Lupo e mi occupo della Commissione Agricoltura alla Camera.
E l'articolo più o meno recitava così: con il nuovo decreto IRPEF toglierà, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, circa 600 milioni di euro. Grazie Renzi, ho capito dove prendi gli 80 euro, affamando ulteriormente la popolazione italiana. Perché l'importante è tentare di far finta di fare qualcosa con una mano per poi togliere i soldi con l'altra. Il giochino è molto semplice, ma penso che dopo tanti anni di politica, oramai mi auguro, più o meno dovremmo comprendere quando qualcuno sta facendo un'azione di natura mediatica, perché tutto quello che ha fatto questa persona da quando è arrivata sono stati spot elettorali. Molto spesso quello che vi dichiarava in TV esisteva semplicemente su un comunicato stampa, cioè non era presente neanche la forma, la legge. Cioè, quando ha parlato del Job Act, questa cosa è eccezionale, uno si immaginava, cavolo, deve risolvere il problema del lavoro in Italia, sarà una legge lunghissima che affronterà tutte le tematiche e darà finalmente un futuro ai giovani italiani, al minimo 5 articoli, semplicemente utili a precarizzare per sempre i giovani. Cosa vuol dire precarizzare per sempre un giovane? Un giovane lavoratore. Per chi è come me, ha 36 anni ed è sempre stato un precario, pur avendo studiato, lavorato sempre dai 24 anni, significa non poter chiedere un mutuo, significa non poter creare una famiglia. Ma io aspetto la venuta di Renzi per questo. A cosa servono questi governi che si alternano, che non sono eletti dal popolo? A cosa servono? Semplicemente a mascherare quello che sono i loro intenti. Intenti che da anni portano avanti. Un pochino delle cose che volevano fare ve le abbiamo fatte vedere quest'anno. Perché il Movimento 5 Stelle, che viene accusato di essere semplicemente un no sterile, in realtà vi ha dimostrato non solo di non essere un no sterile, di essere intanto un ottimo vigilante. Ottimo vigilante, perché nell'atto in cui regalano 7,5 miliardi alle banche, noi siamo i primi ad urlarvelo, ad andare sui banchi del governo e dirvi: fermi, stanno facendo una cosa illegale. Poi arriva l'Europa e gli dice: ma questo è un finanziamento di Stato, state illegalmente foraggiando le banche con i soldi degli italiani, e glielo dice l'Europa, non siamo più noi a dirlo. Però io mi sono presa 10 giorni di sospensione per aver fatto quello che qualsiasi italiano avrebbe fatto. Quindi vi avevamo promesso che avremmo vigilato, l'abbiamo fatto. Avevamo promesso che ci saremmo tagliati lo stipendio, l'abbiamo fatto. Abbiamo promesso che non avremmo preso i rimborsi elettorali, abbiamo rinunciato. Ma credete che per queste cose ci vogliano delle leggi incredibili? No, cioè è bastato un semplice foglio di carta firmato con su: grazie, questi soldi non li prendiamo, e glieli abbiamo restituiti. Tutto quello che noi ci togliamo dallo stipendio, dai rimborsi, ci dimezziamo l'indennità, dove finisce? Fondo per la piccola e media impresa. Perché il Movimento 5 Stelle si concentra su questa piccola e media impresa? Qual è il suo obiettivo strano? La piccola e media impresa è il tessuto, cioè è proprio il sostentamento di questo paese. Quindi dovete pensare che per ricostruirlo è necessario, è fondamentale aiutare questi imprenditori. E noi partiamo da lì, perché non abbiamo una visione: devo dare all'amico oggi e all'altro amico domani. Noi dobbiamo dare a tutto il popolo italiano, dobbiamo aiutarli a costruire un futuro. Quindi ci vuole un progetto a lungo raggio. Per questo ci vuole l'abolizione dell'IRAP, e noi abbiamo presentato la proposta di legge. Ci vuole l'abolizione di Equitalia, e noi l'abbiamo presentata. Ci vuole il reddito di cittadinanza, e noi sono tutte proposte che abbiamo presentato. Quindi a cos'è che diciamo no? Perché si arrabbiano tanto e continuano a dirvi che noi diciamo no? È vero, noi diciamo no. Io dico no agli F-35, dico no. Dico no allo sconto per le slot machine. A queste cose devo dire no. Quando riducono la pena del 416 ter,
che serve a mettere in carcere quelle persone che fanno scambi di voto mafioso. Allora io dico no, quelli ci devono stare in carcere. Mi dispiace, alle cose ingiuste noi siamo abituati a dire no. E forse un'opposizione, il problema tecnico è che un'opposizione in Italia non si vedeva da tanto tempo, forse non c'è mai stata. Forse vi hanno ingannato così tanto bene che non ve ne siete resi conto. E quindi noi sembriamo aggressivi, siamo semplicemente dei cittadini che hanno deciso di difendere la loro nazione. E basta, basta, semplicemente questo, persone oneste che hanno deciso di cambiare il futuro di questa terra, di riscrivere la storia. Perché l'Europa è importante, signori? Perché? Io mi occupo di agricoltura, per me l'Europa è fondamentale. L'Europa, all'interno dell'Europa, diciamo lì, ci sono una serie di burocrati simpaticissimi che non conoscono minimamente i nostri prodotti tipici. Un tempo, vi ricordate che la fascella di ricotta era di matrice vegetale? Cioè, c'aveva giustamente, erano delle fascelle normalissime, quando eravamo piccoli la ricotta dove si metteva? Avascedda. Poi è arrivato uno di Bruxelles, un signore di Bruxelles che non sapeva neanche che sapore avesse la ricotta, e ha deciso che tutti quanti, per igiene, perché è morto un sacco di gente di ricotta, lo sapete, per igiene dovevamo avere la fascella di plastica. Ora dico io, non c'era un cristiano capace di dirci, sapete, avascedda è fondamentale per dare il sapore alla ricotta. Ci sono dei microorganismi che vivono lì sopra, che sono importantissimi. Ecco, quando noi mandiamo gente ignorante di questo tipo lì sopra, succedono danni come questo. Dopodiché mi trovo le fascelle di plastica che contengono la diossina, che mi vanno a inquinare il prodotto, e inquinano pure la società, non li posso neanche recuperare queste cose. Mentre invece noi utilizzavamo un metodo sostenibile. Tante cose facevamo molto bene prima e abbiamo smesso di farle. Ma questa società può migliorare. Non dobbiamo andare sempre a peggiorare. Non è necessario. Quindi io vi chiedo semplicemente di svegliarvi, di informarvi. Perché è facile. Spegnete la televisione. Cercate dei mezzi informativi alternativi, se non avete internet a casa trovate un amico che ce l'abbia, trovate un nipote simpatico che ve lo spieghi. Funziona così, esiste un sito che è istituzionale, www.camera.it, istituzionale, non è il sito del Movimento 5 Stelle, è il vostro sito del Parlamento. Andateci, vedrete tutti gli atti che noi abbiamo presentato. Vedrete come votiamo noi e come votano loro, e da lì capirete che l'unica soluzione è scegliere la strada più giusta, e lo capirete da soli, non c'è neanche bisogno che ve lo dica io qual è quella giusta. Grazie signori, buona serata. Mannino, sono una portavoce alla Camera dei Deputati punto. Quello che vi voglio raccontare è quello che fa un cittadino onesto quando sta dentro le istituzioni a qualsiasi livello. Allora, io insieme a Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro facciamo parte dell'ufficio di presidenza. All'interno dell'ufficio di presidenza abbiamo trattato argomenti quali ad esempio le auto blu, gli affitti d'oro, i stipendi dei dirigenti, tutti argomenti che credo ormai oggi sono all'ordine del giorno, e questo devo dire grazie appunto al Movimento 5 Stelle. Però dov'è la differenza? Che mentre noi dall'interno delle istituzioni, prendendoci il bilancio della Camera in mano, cerchiamo di contrastare queste assurdità, perché per noi sono delle assurdità, gli altri quando vengono nelle piazze o quando fanno le conferenze stampa o quando occupano pagine e pagine di giornali e minuti di telegiornali vi dicono una cosa, poi nei fatti votano un'altra. Allora è così che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo detto che gli stipendi dei dirigenti non devono superare i 300.000 euro. Secondo voi come hanno votato a questa nostra proposta? A favore? No, hanno votato contro.
Noi abbiamo parlato di auto blu, abbiamo detto le auto blu se ce le possiamo, cioè il deputato che guadagna 10.000 euro se le può guadagnare da soli. E allora è così che Renzi mette in vendita 100 auto, non le vende perché sono vecchie, e non parla più neanche di vendere queste 100 auto, dice ne mettiamo 5 al ministero. Peccato che il ministero dica noi già ne abbiamo 5, quindi di fatto ha fatto una presa in giro nell'informazione. Ma vi faccio anche un altro esempio proprio per farvi capire come è importante mettere all'interno delle istituzioni persone che non abbiano alcuna lobby alle spalle, persone che non abbiano multinazionali, grandi società che gli dicono come vogliono scritte le leggi. E questo vi farà capire, secondo me, come è importante stare all'interno di tutti i livelli delle istituzioni, dai comuni alla regione, al Parlamento italiano, al Parlamento europeo. Io faccio parte anche della Commissione Ambiente. In Commissione Ambiente costantemente si viene passa un argomento che è quello degli inceneritori o termovalorizzatori, chiamateli come volete. Allora, il Movimento 5 Stelle è assolutamente contrario a qualsiasi forma di distruzione della materia per due motivi. Uno, perché come sappiamo incenerire rifiuti crea polveri nell'atmosfera dannose per la salute e crea delle ceneri di cui nessuno parla, che sono rifiuti speciali che non sappiamo dove metterci. Ma soprattutto non ci piacciono gli inceneritori, perché parlare oggi di rifiuti non significa parlare solo di tassa dei rifiuti. Parlare di rifiuti oggi significa parlare di commercio di rifiuti, di sostanze pericolose che viaggiano nel nostro territorio, dall'Italia vanno alla Germania, dalla Germania tornano in Italia, l'Italia non sa cosa farsene perché non ha gli impianti e allora li porta in Cina, e dalla Cina ce li ritroviamo nelle nostre case sotto forma di prodotti spesso in plastica che non sappiamo cosa c'è dentro, e poi scopriamo a distanza di anni che queste cose fanno male. Vi faccio un esempio su tutti, e queste cose la comunità europea le sa. Un esempio su tutti è una direttiva europea che dice che i prodotti in plastica per i bambini, per i neonati, non devono contenere un additivo, si chiama bisfenolo, perché influenza il sistema endocrino dei bambini. E allora io dico che bisogna andare in Europa affinché queste direttive che decidono come dobbiamo vivere noi quotidianamente non devono proteggere solo i nostri bambini, devono proteggere la salute di tutti noi, devono proteggere il nostro ambiente. Ma vi faccio un altro esempio, più, come dire, che forse percepiamo più direttamente su perché è importante andare in Europa senza una lobby. Perché appunto le lobby in Europa cosa fanno? Intanto siedono, fanno parte del tavolo, fanno parte del tavolo di discussione, e allora succede che per quanto riguarda i rifiuti, gli inceneritoristi, vi dico due nomi a caso, Italcementi e Marcegaglia, entrambi interessati ai soldi che vengono sborsati per bruciare i rifiuti nei cementifici e negli inceneritori, ma non le dicono tu nelle direttive mi devi mettere questa cosa, perché io altrimenti non ho di cosa lavorare. E allora vi faccio un altro esempio. Poco tempo fa, circa un anno fa, è stato sottoscritto un contratto tra l'Unione Europea e il Marocco. Bene, l'Unione Europea e il Marocco, cosa dice questo contratto? Che l'Europa le arance non le compra più dai paesi dell'Europa, ma le compra dal Marocco. E allora qui facciamo due considerazioni. La prima considerazione è il fatto che chissà perché sono sempre paesi al di fuori della comunità europea, dove i controlli sono sempre inferiori rispetto ai nostri. E soprattutto mi sono chiesta ma chi ha votato, chi ha deciso questo contratto? Perché a volte parlare di comunità europea ci sembra una cosa molto lontana, dici vabbè hanno deciso. No, dovete sapere, io non lo sapevo, sono andata a cercarmi i documenti perché quello che chiede il Movimento 5 Stelle è essere curiosi. Mi sono andata a cercare questo documento e questo documento è passato al Parlamento Europeo. Parlamento Europeo fatto da parlamentari. E questi parlamentari hanno votato questo contratto. Ho detto, ma chi l'ha votato? Sono andata a vedere e ho visto che i parlamentari italiani in Europa sono 73, quelli della Francia sono 74, quelli della Gran Bretagna sono 73. E allora cosa vedo? Andiamo a vedere chi ha votato. Io mi immaginavo che i parlamentari italiani, sapendo che in Sicilia c'è una grande produzione di agrumi, e in particolare Ribera, sappiamo tutti che produce delle meravigliose arance, ho detto sono sicura che i parlamentari italiani hanno votato contro. Bene, 22 hanno votato a favore,
12 erano assenti. E di questi 22 che hanno votato a favore, la cosa più assurda ancora è che 6 erano siciliani. E allora io dico, perché, con quale faccia queste persone non solo si ripresentano tutti alle campagne elettorali per le elezioni europee, ma con quale credibilità? Perché io non voglio andare in Europa, non voglio mandare in Europa persone che vadano là a fare la guerra contro la Francia, la Germania, l'Inghilterra, perché alla fin fine quei paesi hanno semplicemente fatto i loro interessi. Noi dobbiamo portare là persone che hanno l'interesse per il nostro paese. Noi stiamo assistendo costantemente a frasi del tipo ce lo chiede l'Europa, ha deciso l'Europa, ma chi è l'Europa? Il Parlamento europeo siamo quelli che noi mandiamo là. E allora se noi mandiamo là persone come Iva Zanicchi, come non lo so, l'attrice con il PDL, Mastella, cioè, sì, noi possiamo anche, o andiamo a vedere quante presenze hanno fatto in Parlamento, andiamo a vedere cosa hanno votato. E allora a quel punto io dico che votare il Movimento 5 Stelle sarà, come dire, spontaneo, perché se io anzi, però una cosa la devo dire, il Movimento 5 Stelle va con una lobby in Parlamento europeo, va con la lobby dei cittadini, va con la lobby dei nostri territori, va con la lobby della nostra cultura. L'Italia, la Sicilia sono paesi che ci invidiano ovunque, per agricoltura, per cucina gastronomica, per paesaggi, per architettura. Cioè noi potremmo vivere di turismo e agricoltura per sempre, invece no. Abbiamo un Parlamento europeo e un Parlamento italiano dove là dentro ci sono persone o che non ne capiscono niente o che fanno finta di non capire, perché probabilmente hanno degli interessi alle spalle. E allora io dico basta. Ho sentito pure voci che dicono non andate a votare per le europee perché così capiscono che la gente è stufa. Sbagliatissimo. Non andare a votare, se va in questo sistema, se vanno a votare 10 persone o 1 milione di persone, decidono lo stesso quelle persone che sono state scelte da quelle 10 persone o da quel 1 milione di persone. Ci dobbiamo prendere la responsabilità di quello che facciamo quotidianamente e lo facciamo con una X dentro le cabine elettorali. Però vi voglio dire anche un'altra cosa. Quello che chiede il Movimento 5 Stelle è semplicemente avere memoria delle cose che si dicono dentro nelle piazze, sui giornali, e delle cose che si fanno. E allora io sono di Carini, sono nata a Carini e vivo a Capaci. Bene, fra pochi giorni avremo l'ennesimo anniversario, la solita retorica, il giorno prima delle elezioni avremo il 23 maggio l'anniversario della strage di Falcone a Capaci. E assisteremo tutti alle navi della legalità, pagine di giornale sulla legalità, pagine di giornate di film e telegiornali, dobbiamo contrastare il sistema mafioso, dobbiamo riscattarci. Bene, io a queste parole non ci credo. Non ci credo soprattutto da quelle persone che poche settimane fa hanno avallato la modifica del 416 ter. Sapete tutti, credo ormai, che cos'è, perché lo continuiamo a portare nelle piazze perché lo riteniamo una vergogna. Io quando dico che sono di Capaci a volte capita che mi devo abbassare la testa perché mi vergogno. Io non mi voglio più vergognare di dire di essere di Capaci. Mi vergogno di sapere che se voi scrivete su Google CSI Capaci trovate una puntata che parla della strage di Capaci. E questa è una vergogna. Io se voglio andare in Europa, voglio andare in Europa per riscattare l'Italia. No, rifacciamo l'Italia, noi diciamo andiamo in Europa e rifacciamo l'Italia. Io dico andiamo in Europa e riscattiamo l'Italia, riscattiamo la Sicilia, e io voglio riscattare la mia Capaci, perché questi politici anno dopo anno hanno distrutto moralmente questi cittadini, noi cittadini. Io voglio andare in Europa per riscattare paesi come la Grecia. Casualmente paesi come la Grecia, il Portogallo, l'Italia sono gli ultimi nelle graduatorie in tutto. Siamo gli ultimi nella gestione dei rifiuti, siamo gli ultimi nella qualità della vita, siamo gli ultimi nella mobilità, stiamo diventando gli ultimi in qualsiasi cosa. Però chissà perché i paesi fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, dicono che l'Italia è il paese più bello dove tutti vorrebbero vivere. E allora basta. Vi chiediamo, il Movimento 5 Stelle non chiede voti. Dovete essere voi a fare la differenza quotidianamente, perché se il cittadino si rende
come dire, cosciente e non si limita solo a lamentarsi, forse riusciamo a cambiare realmente questo paese. E basta, vi saluto, grazie. Ciao a tutti signori, saremo quanto più veloci possibili per lasciarvi il tempo di godere questa serata con le vostre famiglie. Io sono Riccardo Nuti, sono alla Camera dei Deputati e sono stato anche capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera per 3 mesi, perché noi alla Camera ruotiamo. Premesso che sulla vicenda degli 80 euro noi potremmo anche stare qui a promettervi 100 euro un pacco di biscotti, ma non lo facciamo perché non usiamo questo tipo di politiche per conquistare un pochettino il consenso delle persone o l'attenzione delle persone. Chiudiamo il cerchio dicendo che nel precedente decreto a quello degli 80 euro hanno aumentato la TASI, quindi la tassa sulla casa. Cioè, forse per qualcuno a fine maggio arriveranno 80 euro, ma magari fra 6 mesi, quando ci sarà o un anno ci sarà da pagare la tassa sulla casa, questa sarà aumentata. Oltre tutto quello che già vi ha detto Loredana Lupo. Ci raccontano però sempre la storiella che bisogna aumentare le tasse perché non ci sono soldi. Vediamo se è vero. Vi racconto alcune di questi aneddoti che capitano al Parlamento italiano e poi fate voi trarrete voi le conseguenze. Pensioni d'oro. 8 gennaio 2014 il Movimento 5 Stelle presenta a prima firma Sorial, un mio collega del Movimento 5 Stelle, una mozione dove dice: tagliamo le pensioni d'oro sopra i 5.000 euro, gradualmente, come aveva già detto la Corte Costituzionale, e quello che risparmiamo da questo taglio lo diamo per aumentare un minimo di una piccola cifra tutte le pensioni minime. Tanto con 5.000, 4.000 euro al mese si può campare tranquillamente. Signori, hanno votato contro, cioè hanno votato contro questo tipo di proposta. Perché non ci siamo sorpresi più di tanto? Perché il mese precedente, a dicembre, durante la cosiddetta legge di stabilità, o meglio finanziaria, è capitato questo, che un certo signor Tivelli è stato registrato da noi mentre faceva una telefonata, c'era un nostro collega lì presente nella stanza insieme a lui, accanto alla commissione bilancio, che diceva al telefono: ho fatto un'operazione di lobby da manuale, mi dovrebbero mettere nei libri di storia, mi hanno chiamato consiglieri di Stato e funzionari perché altrimenti con la norma che stavano per fare nessuno di questi avrebbe avuto la pensione. Allora, cosa è capitato? Questa telefonata ovviamente la potete sentire per intero su YouTube perché l'abbiamo messa, basta scrivere Tivelli, PD, Movimento 5 Stelle e vi sentite la telefonata. In pratica il PD stava presentando un emendamento durante la legge di stabilità del 2013, che vale per il 2014, di mettere un tetto annuo di 150.000 euro, e questo tetto valeva anche per le pensioni attuali, quindi non solo quelle future. Ebbene, questo signore ha chiamato quelli del PD e gli ha detto: voi questa cosa non la dovete fare, non la potete fare, ho ricevuto varie chiamate, questa legge si trasforma. Il tetto da 150.000 euro diventa 250.000 euro annue, quindi significa che se una persona aveva 200.000 euro di pensione all'anno non è considerata pensione d'oro, quindi non subisce nessun taglio. E non solo questo, non valeva per le pensioni attuali, ma solo per quelle future. In pratica non serviva a niente questa legge. Allora, prima osservazione. La seconda, caccia bombardieri F-35. Tutti in campagna elettorale erano per abolirli. Sono degli aerei da guerra che in pratica non funzionano bene. In Olanda, in Canada, in tanti altri paesi non li stanno acquistando più. Quanto ci costano? 50 miliardi in un programma che dura 20 anni. Ebbene, mozione del Movimento 5 Stelle, tutti votano contro e il Movimento 5 Stelle a favore. Allora uno diceva: scusatemi, ma che stiamo facendo? Cioè, dite una cosa, e quindi cresce ovviamente la rabbia verso queste persone, perché ci si rende conto, come diceva Loredana, che ci prendono costantemente in giro. Qualche settimana fa il Presidente del Consiglio Renzi ha detto, nel decreto di quello degli 80 euro, rimoduliamo l'acquisto degli F-35 per 150 milioni di euro. Scusi, ma se costavano 50 miliardi e lei vuole risparmiare 150 milioni, in pratica che sta facendo? A conti fatti
quasi un aereo non verrà acquistato quest'anno ma l'anno prossimo. Allora, questo vi fa capire come anche a livello nazionale, sono solamente due esempi perché non voglio stare qui a raccontarveli tutti, i soldi effettivamente ci sono, anche per non aumentare le tasse o per restituire e dare qualcosa ai cittadini. Però quando si tratta di tagliare gli sprechi, questa volontà politica non c'è mai, nonostante in campagna elettorale Berlusconi, Bersani e tutti gli altri avevano detto sì, siamo per abolire gli F-35. Invece in Europa cosa accade? Accade che ogni anno l'Italia dà all'Europa 13 miliardi di euro per disorganizzazione, incompetenza e quant'altro, ne riceviamo dall'Europa 8 miliardi. Cioè ne diamo 13 e ne riceviamo 8, quindi ne perdiamo 5. In più l'Europa, quando viene a fare dei controlli sull'utilizzo di questi fondi, ci fa varie multe, perché spesso non sono utilizzati correttamente, c'è qualcuno che cerca pure di frodare questi fondi, e per esempio ci fanno l'ultima cifra è in un anno di 400 milioni. Allora uno dovrebbe iniziare a fare qualche ragionamento e dire: ma ci conviene continuare con questo meccanismo? Ci conviene? Dipende, vediamo. La Sicilia è la prima regione per frodi ai fondi europei, 142 milioni di euro l'anno. Nel 2012 c'era un fondo di 56 milioni di euro per incentivare la raccolta differenziata. Cioè l'Europa ci dava dei soldi per incentivare la raccolta differenziata. Lo sapete quanti ne sono stati utilizzati? 5. 5 dei 56 milioni. Allora uno dice: ma forse stiamo scherzando. Un altro fondo di 146 milioni di euro per le bonifiche, utilizzabili quindi per Priolo, Gela e tante altre zone della Sicilia che sono state inquinate, di 146 milioni di euro ne sono stati utilizzati 40. Cioè in pratica non solo già abbiamo i politici che rubano e così via, ma abbiamo pure i politici che non sanno utilizzare i soldi che ci arrivano e spesso li restituiamo. Allora qual è il concetto? Il concetto è che i soldi, quando c'è la volontà e la competenza, ci sono, ma dobbiamo avere persone sia alla regione sia al Parlamento nazionale che anche in Europa, soprattutto in Europa in questo caso, che controlli i fondi europei, che questa è la funzione principale del parlamentare europeo. Cosa che ovviamente, avendo come abbiamo detto i vari Vazzanicchi, Mastella e così via, non hanno mai fatto. E poi ci ritroviamo in queste situazioni. E quando qualcuno, magari anche fra di voi, dice sì, ma voi vi lamentate sempre, denunciate tante cose, ma cosa avete fatto, cosa avete ottenuto in questo anno in Parlamento, alla Camera, al Senato? Allora io ve ne racconto alcune e tanto iniziare vi dico come lo facciamo. Decreto, iniziamo con l'ostruzionismo e li minacciamo di farli stare là sabato, domenica, capodanno e così via. A un certo punto loro stanchi arrivano da noi e chiedono: che cosa volete? Allora a quel punto noi abbiamo la possibilità di finalmente dare qualche nostro emendamento, qualche nostra proposta a quel decreto. Ed è capitato che, ed abbiamo ottenuto, quindi è una vittoria di tutti noi, che se un'azienda avanza soldi dallo Stato e poi arriva Equitalia e gli chiede di pagare delle tasse, quell'azienda non è costretta a pagare le tasse ma deve aspettare chissà quando i soldi dallo Stato, ma abbiamo ottenuto che questi vadano in compensazione. Quindi l'azienda non rischia più di fallire perché deve pagare le tasse quando avanza soldi dallo Stato. Ebbene, questo l'hanno fatto quei famosi grillini che venivano definiti incompetenti dai professionisti della politica. Un'altra norma che abbiamo ottenuto è quella sulle delocalizzazioni, dove se un'azienda prende dei soldi pubblici e nei primi tre anni, entro tre anni, se ne va dal paese, deve restituire i soldi, per un semplice motivo, perché significa che non sei venuta qui ad investire ma a rubare. E questo finora non era mai stato fatto ed è stato ottenuto anche dal Movimento 5 Stelle proprio con questa attività. Allora, cos'è che vi faccio capire e vi pongo come domanda? Conviene continuare a far finta che l'europeo non serva a niente? Conviene pensare che tanto alla fine sono tutti uguali? Probabilmente prima conveniva, ma ora che ci sono persone che hanno detto che rinunciano al rimborso elettorale l'hanno fatto, hanno detto che si dimezzano lo stipendio l'hanno fatto e che quando riescono fanno queste proposte e riescono a ottenere qualcosa, forse è l'ora di iniziare a comprendere che dobbiamo andare in Europa per cambiare l'Italia. Signori, vi ringrazio e mi scuso per il ritardo di questa serata. Grazie a voi. Vi presento uno dei candidati, degli 8 candidati, che si chiama Antonio Zanotto. Vi dirà due parole per
spiegarvi quello che ha intenzione di fare lui in Europa come Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti. Salve a tutti. Ho già sentito una goccia, ma come è stato per le altre, diciamo, per gli altri incontri, candidato bagnato, candidato fortunato. Allora, ho 34 anni, ho una laurea e un dottorato in chimica dei nanomateriali, non c'entra niente con Brunetta. Lavoro in un laboratorio di chimica degli alimenti con un bellissimo progetto di recupero energetico ed alimentare da scarti di tipo alimentare, cioè diciamo quello che rimane negli scaffali dei supermercati scaduto, invece di buttarlo, vediamo di farci qualche cosa. Vorrei proporvi innanzitutto, diciamo, dall'accento si sente che sono di origini venete. Però sono sceso in Sicilia 8 anni fa, è stato amore a prima vista, mi sono innamorato dei profumi, dei colori, del mare, del calore della gente, ma soprattutto del cibo. Anche, insomma, qui avete Fiasconaro, potete capire bene di che parlo. Dicevo, vorrei proporvi un nuovo modello socio-economico, perché spero sia sotto gli occhi di tutti che il modello attuale non è più sostenibile. Non è più sostenibile, per quanto mi riguarda, sentire ogni giorno gente che si ammazza perché ha perso il lavoro, oppure perché non è in grado di pagare i propri operai, i propri dipendenti. Non è più sostenibile, per quanto mi riguarda, considerare la ricchezza di uno Stato in base ad un parametro che chiamano PIL. Voi sapete che cos'è il PIL? Prodotto interno lordo. E voi sapete cos'è il prodotto interno lordo? Quanto voi uscite dal portafoglio? Volete sapere, Fiasconaro, che ricchezza produce per lo Stato? Quanto spende in farina, zucchero e uova? Ah, un po' di burro forse. Questa è la ricchezza. Per quanto mi riguarda, il panettone di Fiasconaro con un po' magari di crema di pistacchio potrebbe essere considerato patrimonio dell'umanità. Non siete d'accordo? Dell'UNESCO. Invece solo burro, farina, uova. Questo è il parametro. È questo che, diciamo, è diventato pazzesco. Ma pensate, l'ultima che si sono inventati al Parlamento europeo è il fondo di redenzione. Voi siete tutti dei peccatori e non lo sapevate. Siete dei peccatori perché questo fondo si chiama proprio fondo di redenzione. E sapete che cos'è? Siccome non ne avevano fatte abbastanza, con questo fondo vanno a prendervi i piccioli direttamente nei vostri stipendi. Bello, no? Potete farci niente, siete fottuti. E non lo sapete. Parliamo di questo nuovo modello. Allora, il modello che vi propongo è un manifesto. Potete trovarlo anche su internet. Si chiama Territorio Zero. È composto di tre zeri: emissioni zero, chilometro zero e rifiuti zero. Ve li spiego. Emissioni zero è una teoria di un noto economista mondiale che non ha ricevuto nessun Nobel perché dice cose scomode, perché va contro le lobby finanziarie. Voi dovete sapere che energia ed economia viaggiano di pari passo. Ne ha accennato qualcosa, non so se l'avete visto l'altra sera, Di Maio a Porta a Porta. Ha parlato di terza rivoluzione industriale. Che cosa dice? Si deve passare dal fossile al rinnovabile, basta carbone, basta petrolio che hanno ammazzato fin troppa gente, basta. Pensate che il diesel è stato dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che quando si muovono loro vuol dire che proprio non ce ne si può più, cancerogeno. Vuol dire che noi, io pure,
lo devo ammettere, finché non avrò la possibilità di cambiarmi l'auto, viaggio con una macchina che provoca il cancro, però va tutto bene, nessuno dice niente. Noi siamo populisti, siamo fascisti, siamo comunisti, però il diesel che provoca il cancro va tutto bene. Vi capite come manipolano l'informazione e come vi vendono le notizie? Passiamo all'altro argomento, chilometro zero, dove in parte c'è pure Fiasconale. Chilometro zero è l'abbattimento della distanza tra il produttore e il consumatore. Voi ora mi dovete spiegare perché io devo andare a mangiare pomodori prodotti ad Amsterdam, a parte le battute, oppure arance che vengono dal Marocco, quando qui abbiamo il ben di Dio che rimane a marcire sugli alberi o negli orti. Perché costa troppo raccoglierlo, vi immaginate? Cioè, è o non è pazzesco? Infine, rifiuti zero, il mio pallino, è una teoria di Paul Connett. Che cosa dice? Il rifiuto non è più un rifiuto, ma è una risorsa. Dovete sapere che il rifiuto nasce nel 2006, da un punto di vista legislativo. Prima non esisteva. Che cos'è il rifiuto? Il rifiuto è qualcosa di cui l'utente si vuole disfare. Fino a quando voi non dimostrate la volontà di disfarvi di qualche cosa, il rifiuto non esiste. Non esiste. Quindi basta non mischiare tutta quella roba e diventa qualcosa con cui farci un utile. Si vende. Se voi mischiate tutto e portate in discarica, si paga. Se voi tenete differenziato e si conferisce al consorzio, si vende. È impossibile. Cioè, è un'economia con cui fare solo degli utili, quella dei rifiuti. Si rivende. È materiale. Come mai mischiandolo tutto assieme fa un po' schifo, però mantenendolo separato no, e può fare un utile? Ragionateci. A volte quello che sembra scontato non lo è. Infine, denominatore di tutto quello che ho detto finora sono i diritti civili, perché una società senza il rispetto dell'individuo, e parlo anche a nome vostro, a nome nostro, ormai ci stiamo dimenticando di quei diritti che abbiamo acquisito negli anni, per cui la gente è morta, per cui la gente ha speso la propria vita lavorando, scrivendo, mettendolo nella Costituzione. Ce ne stiamo dimenticando. Signori, andiamo in Europa per cambiare l'Italia, e per farlo basta una matita. Vi ringrazio per l'attenzione. Bravo. Partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta.